Ciao amici, mi chiamo Francesco. Per chi di voi ancora non mi conoscesse, insegno lingua e cultura italiana a San Pietroburgo da 7 anni, 7 lunghissimi anni. Sono qui oggi per presentarvi il mio nuovo masterclass corso, vi spiegherò adesso bene di cosa si tratta, che comincerà mercoledì prossimo, 7 ottobre. Che cosa sarà questo masterclass? In realtà, sarà diviso in 3 parti. Faremo degli appuntamenti il mercoledì sera dalle 19:30 alle 21:30, appuntamenti della durata di 2 ore, divisi in 2 parti. La prima ora sarà un vero e proprio masterclass dove io parlerò di un argomento, dopo vi spiegherò quali saranno, mentre la seconda parte, sarà più un gruppo di conversazione, Rasgavornaja Gruppa, dove sarete voi a parlare, fare delle domande, darvi delle risposte, insomma, e io interverrò solo per correggervi se sarà necessario. Ma i miei studenti sono bravissimi, in genere non serve correggerli. Cosa saranno gli appuntamenti? Quali saranno gli appuntamenti di questo masterclass? Ci saranno degli appuntamenti fissi che si ripeteranno nel corso del tempo, per esempio le grandi famiglie italiane, le dinastie o le signorie. Cominceremo proprio mercoledì 7 ottobre con la signoria degli Estensi, gli Este o Estensi di Ferrara. Scopriremo molte cose interessanti, sono una delle dinastie più longeve. Longevo significa che dura a lungo nel tempo, più longeve, vi dicevo, italiane, ma soprattutto queste famiglie sono legate indissolubilmente con una città. Ho usato un avverbio, indissolubilmente, difficile forse, una parola un po' diversa dal solito. Ecco un'altra cosa che faremo. Nel corso del masterclass, quando incontreremo delle parole difficili, le spiegheremo perché se sapete da dove viene una parola, se conoscete bene il suo significato, è più facile, ricordarla ed usarla e dunque arricchire il proprio lessico. Per esempio, la parola, indissolubile significa che non si può sciogliere. Una sostanza solubile è una sostanza che si scioglie, per esempio nell'acqua. Il sale, lo zucchero sono solubili. Indissolubile significa che non si può separare. Viene dal latino solubim, dalla quale viene anche la parola solvere. Ecco perché per un problema si dice risolvere. Vedete? Sciogliere un problema. Indissolubilmente, il nostro avverbio, significa inseparabilmente, cioè che non si può separare. Ecco, questo è un altro aspetto di quello che faremo durante il master. Torniamo ai nostri Estensi, parleremo di questa famiglia, parleremo di Beatrice d'Este, che era un po' la star del 400 e andremo avanti per gli altri appuntamenti. Per esempio, il mercoledì successivo ci occuperemo di cinema, ci occuperemo nello specifico del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores, film vincitore del premio Oscar. Vedete, un film ci dà anche la possibilità di parlare della società, di alcuni aspetti della società italiana. Questo film in particolare ci darà la possibilità di parlare del rapporto che hanno gli italiani con la guerra ed anche dell'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Andando avanti ci occuperemo di pittura, di Modigliani, oltre alle opere di Modigliani, analizzeremo la vita di Modigliani, una vita fantastica, vissuta velocemente, molto giovanissimo, ma anche drammatica. Vedete l'alternanza di temi più alti con temi un po' più popolari. E infatti l'appuntamento successivo sarà dedicato a Mina, una cantante molto amata anche in Unione Sovietica, e anche qui conosceremo
di questa cantante, aspetti della vita privata molto interessante, diede scandalo a cavallo fra gli anni 60 e 70, e ci occuperemo anche della musica leggera di quegli anni. Andando avanti ancora incontreremo di nuovo un'altra signoria, il Montefeltro, per cui Urbino, per cui Piero della Francesca. E ancora l'appuntamento successivo sarà dedicato alla letteratura, nello specifico a Dante. Analizzeremo infatti alcuni aspetti della Divina Commedia attraverso l'analisi dei canti più belli, più famosi. Questo è quello per quanto riguarda, diciamo, il masterclass. Andando avanti ci occuperemo ancora di pittura. Sto scrivendo per esempio un piccolo documento su Guttuso, su Renato Guttuso. Torneremo a Ferrara attraverso la pittura metafisica di Giorgio De Chirico. Una moto. La seconda parte, vi dicevo, è invece più un gruppo di conversazione per permettervi non solo di imparare aspetti della cultura italiana che magari conoscete poco, ma soprattutto di fare pratica, perché è solo con la pratica che noi arricchiamo e conserviamo il nostro sapere, nella fattispecie il nostro sapere linguistico. Ma ecco, il terzo aspetto di questo corso, che è la mia pazzia, la mia follia. Voglio infatti farvi scrivere un libro. Come sarà un laboratorio di scrittura creativa? Come funzionerà? Molto sinteticamente, chi vorrà, alla fine di ogni appuntamento, tra un appuntamento e l'altro, potrà scrivere dei testi che possono essere una critica cinematografico-letteraria, impressioni, emozioni. Mi manderà questo testo, io lo correggerò con calma, a casa lo rimanderò corretto e con le note, dopodiché alla fine di ogni stagione del masterclass pubblicheremo un libro con i vostri articoli più belli. Cos'altro dire? Questo masterclass comincia in ottobre e finirà in primavera inoltrata, corona permettendo, e noi siamo qui, vi aspettiamo ogni mercoledì, mancate solo voi. Grazie, ciao.